Siamo in un'area dove sono presenti diverse pale eoliche. Non possiamo definirlo parco, ma area dove sono presenti pale eoliche di determinata potenza. Come potete notare, alcune di queste sono ferme. Le pale eoliche generalmente sono ferme per tre motivi. Il primo motivo è perché c'è poco vento, sotto i 2 metri al secondo, la velocità del vento. Il secondo motivo è perché c'è troppo vento, perché la velocità è superiore ai 40 metri al secondo. Il terzo motivo invece è che sono ferme perché il fabbisogno che produce la pala eolica non viene assorbito dalla rete. Ci soffermeremo per il momento sul terzo motivo, il caso in cui ci sia vento e su un'area eolica dove sono presenti più pale eoliche, alcune girano ed altre sono ferme. Cosa accade? Accade che comunque sia noi abbiamo sfruttato il territorio con un determinato impatto ambientale sul paesaggio, sull'avifauna, sulla bellezza dei luoghi, ma non stiamo utilizzando quella pala eolica che per il momento è ferma perché non c'è abbastanza assorbimento dell'energia. Non sprechiamo il vento, anche perché la tecnologia ci permette di immagazzinare l'energia prodotta di giorno e di riutilizzarla di notte, o anche viceversa. Il vento e la sua energia si può tranquillamente immagazzinare da un punto di vista chimico utilizzando l'idrogeno, da un punto di vista elettrochimico utilizzando le batterie o da un punto di vista meccanico utilizzando aria compressa oppure il sistema idroelettrico. In questo caso noi stiamo sprecando il vento, perché potremmo utilizzare questa fonte di energia rinnovabile per un uso più equo, sostenibile, ma soprattutto democratico. Tutta questa energia che va persa sprecando il nostro vento potrebbe essere utilizzata democraticamente per tutti quei paesini che vivono a ridosso di questi, definiamoli anche campi eolici. Questo significa abbattere i costi dell'energia dei cittadini che vivono in questi paesi o delle aziende che hanno attività in questi paesi, per un discorso di democrazia dell'energia. Per fare questo occorre ovviamente modificare tutta la normativa che permette un uso democratico dell'energia. Le principali società che investono sul rinnovabile e anche sul vento sono proprio quelle petrolifere, perché intravedono un futuro. Il nostro futuro è nell'energia rinnovabile, ma dobbiamo avere un'energia equa e sostenibile in un'ottica di democrazia. Tutto quello che è collegato alla normativa energetica va rivisto in un'ottica di partecipazione al bene comune. Ognuno ha diritto alla sua parte d'energia prodotta in modo rinnovabile. Anche se abbiamo delle pale eoliche immerse nei nostri paesaggi, queste non vengono sfruttate per il bene della collettività. Oye, ma se risparmio pure so pu vende! Se risparmio pure so pu vende! Siamo proprio alla frutta! Guarda, stanno ferme le pa, guarda!